Senta, assessore, è possibile oggi pensare a un Valdarno unito sul fronte della sanità tra Aretino e Fiorentino? È un po' l'idea del sindaco di San Giovanni, no? Guardi, è un po' anche l'idea sulla quale stiamo lavorando in relazione alla riorganizzazione del sistema sanitario, perché in un sistema nel quale dovremo dare più forza ai territori, anche per lasciare che gli ospedali abbiano la vocazione ospedaliera, ma che il territorio si faccia carico dei bisogni il più possibile sui territori, noi stiamo dicendo in giro nel confronto che stiamo facendo in relazione alla legge di riordino del servizio sanitario, stiamo dicendo che anche i territori dovranno riorganizzarsi. Quindi le zone distretto o società della salute naturalmente dovranno riorganizzarsi anche in relazione ad accorpamenti, perché ce ne sono 34 di zone distretto in Toscana e ci saranno 3 aziende sanitarie. Quindi certamente le zone distretto dovranno fare un percorso di unificazione. Non lo faremo dentro questa legge perché richiede un lavoro di concertazione con i territori. Daremo nella legge dei criteri condivisi con ANCI e con UNCEM in relazione agli accorpamenti del territorio e poi inizieremo un percorso che dovrebbe chiudersi nel 2016 con i sindaci per vedere se ci siano le possibilità di accorpare alcune zone distretto o società della salute. Questo è un tema sul piatto, in discussione, non si può risolvere in 5 minuti, è un tema che del quale i sindaci dovranno essere protagonisti in prima persona, ma che ci aiuterà sicuramente ad organizzare la risposta socio-sanitaria, perché di questo oggi bisogna parlare, non più di sanità, ma di sistema socio-sanitario. Io sono anche assessore alle politiche sociali e quindi vedo forse anche meglio questa necessità per il sistema sanitario di avere anche un sistema sociale che si connetta ancora di più al sistema sanitario. Dovremmo riorganizzare l'aspetto degli interventi territoriali e dell'integrazione sociosanitaria su aree territoriali forse diverse da quelle attuali. Però questo è un percorso che i sindaci, insieme alla Regione, insieme ad ANCI, dovranno fare e lo faranno nel corso del 2016, secondo le nostre idee. Noi ci limiteremo a dare dei criteri ritenendo che ogni territorio abbia la sua specificità e quindi ogni territorio debba provare a ragionare insieme per vedere dove ci sono le condizioni. Bene.